Siamo qui in compagnia di una bellissima Lotus Elise Final Edition 240 in colorazione red. Ma rosso non è un colore Lotus. Come non è un colore Lotus? Lotus Formula 1, Lotus 49 Formula 1, vettura con cui Jim Clark vinse delle gare del mondiale Formula 1 e con cui poi Graham Hill vinse adesso non mi ricordo precisamente, forse 67, 68, uno di quegli anni lì, il campionato del mondo piloti. Quindi il rosso, allora la colorazione era, nella prima versione della 49 era verde, poi è arrivato lo sponsor Gold Leaf, è diventata rossa con la banda bianca e la striscia oro. Ci sono anche tantissime serie limitate, anzi andate a vederle, dell'Elise Type 49, che sono veramente be belle, sono bellissime e davvero da vedere. In particolare, in questa versione, appunto Elise 240 Sport Final Edition perché? Perché è l'edizione finale di Elise, perché come sapete o chi non lo sa, Elise e Exige usciranno di produzione perché dal 2022 non potranno essere più omologate per le nuove normative di sicurezza che prevedono l'obbligo degli airbag laterali nelle portiere sulle vetture. E uno dice: ma come, non posso infilarcelo? Il problema è che, a parte lo spazio, che non ce ne sia tantissimo, poi se voi pensate allo spazio di un abitacolo di un'Elise, a mettere l'airbag laterale e in più a prevedere che magari due airbag laterali possono scoppiare sia da una parte che dall'altra, non è che ci sia tantissimo spazio. E quindi Lotus è stata costretta a chiudere la produzione a malincuore di Elise e Exige, due prodotti icona che sono stati veramente il non plus ultra della loro categoria, imbattuti sia a livello di prestazioni che a livello di capacità di utilizzo, di numeri di produzione, di tutto. Una macchine strepitose. Però comunque la nuova produzione di Lotus va avanti, tutte le voci, aiuto, l'elettrico, non l'elettrico. Per adesso non ci sarà niente di elettrico, per i prossimi 6-7 anni, tutto quello che sarà saranno vetture sportive, quindi vetture GT o comunque vetture che possono avere un'impronta sportiva, saranno vetture con motore endotermico. Poi, per quanto riguarda le altre piattaforme di vetture che comunque Lotus vorrà andare a produrre senza stravolgere la filosofia del marchio, perché comunque abbiamo visto che tanti altri marchi sono andati a produrre dei SUV o delle macchine, delle macchine a quattro posti o a quattro porte, che magari non c'entravano niente con la filosofia del marchio. Abbiamo visto Lamborghini, abbiamo visto Porsche, abbiamo visto tanti marchi di quel genere lì, produrre macchine di questo tipo. È chiaro che se il mercato richiede un tipo di prodotto come quello, una casa costruttrice deve adeguarsi e produrlo, perché poi la produzione e la vendita di un SUV magari ti permette di poter sviluppare una macchina sportiva che è il tuo core business in un modo più strong. Quindi Elise 240 in questo caso è versione rossa, è una final edition con di optional i tappetini, che è un optional fondamentale, i tappetini, l'interior color pack che poi lo andremo a vedere e quindi ha le parti la parte del dietro i sedili, le cinture a quattro punti laccate di color rosso, la parte del tunnel del cambio e l'ogiva del pulsante dello switch degli alzavetri elettrici in colore rosso. Esterni ha il black pack, che il black pack è questa parte nera. Nero opaca, la parte sopra al roll bar e il transom posteriore, che il transom è la parte, dopo andremo a vederla, che è all'interno dei due fari posteriori. Quella parte lì è di colore nera. Questi tre, anzi quattro componenti, perché c'è anche
il coprimotore posteriore, questi quattro componenti compongono il black pack. Verniciatura solid red, i cerchi forgiati sempre in colore nero opaco, e poi a livello di comfort e comunicazione ha l'aria condizionata, che su Elise Exige direi che è un must, cruise control, che quindi permette di selezionare la velocità che uno vuole tenere impostata in autostrada e scordarsi dell'acceleratore. Poi appena uno andrà a schiacciare chiaramente il freno o a fare una manovra, lui si disinserirà automaticamente. L'impianto stereo con i plus, quindi con i quattro altoparlanti, quindi due posteriori e due anteriori, e il track data logger, quindi il cruscottino completamente digitale, che è un altro optional veramente simpatico che si può utilizzare anche in pista. Quindi la vettura, diciamo che messa in strada, oneri doganali, immatricolazione, tutto compreso, questa è una vettura che va a costare intorno ai 68.000 euro. Poi potete chiamare in PB Racing allo 035 20 33 96, parlare con Maurizio e sicuramente con lui potrete trovare un bellissimo accordo. Magari noi diciamo che per quanto riguarda l'Elise abbiamo tutte le Lotus, abbiamo una conoscenza molto profonda. È chiaro che avendo costruito e progettato insieme a Lotus Motorsport l'Elise Cup PBR, essendo costruttori esclusivi di tutte le Elise Cup PBR che partecipano alla Lotus Cup italiana e alla Lotus Cup americana, l'Elise è una macchina che conosciamo proprio meglio delle nostre tasche. E di cui abbiamo un sacco di accessori e accessorini, come ad esempio io adesso qua me ne sono messo un paio. Questo qui è un battitacco in carbonio, che può essere una cosa simpatica, un rivestimento in carbonio che viene messo al posto di quello in plastico in pelle originale sul longarone della portiera. Oppure ancora abbiamo l'ala posteriore, che l'ala posteriore abbiamo diverse versioni. Questa è l'ala posteriore che viene montata sulla cap, sulla versione cap. Qua chiaramente adesso mancano le bandelle laterali, ma abbiamo anche le bandelle. Versione in carbonio che sta veramente bene. Se non addirittura si può montare anche l'ala della cap PBR, che è un'ala ancora più grossa, che fornisce ancora più carico aerodinamico. La macchina è equipaggiata dal super motorazzo, che è il Toyota 2ZR, che Lotus ha sovralimentato attraverso un compressore volumetrico raffreddato ad acqua. Questa è proprio la vaschetta del liquido di raffreddamento del compressore volumetrico, che ha un radiatore posto sulla griglia, sulla presa d'aria anteriore destra. Quindi c'è da questa parte c'è il radiatore dell'olio, scusate, radiatore dell'acqua del compressore volumetrico, e il motore in questa configurazione a 240 cavalli. Considerate che questo motore viene utilizzato nella Lotus Cup Italia da lontano 2000 14, anzi diciamo dal 2017, perché nel 2017 abbiamo fatto l'upgrade motore con 270 cavalli. E abbiamo vinto la 24 ore di Dubai con una versione con 305 cavalli. Chiaramente vinto la 24 ore di Dubai nella nostra classe, e quindi nella versione 240 cavalli, come in questo caso, ha una affidabilità veramente elevatissima, e il motore non è assolutamente tirato. Quanto riguarda al vano bagaglio, se uno volesse sapere lo spazio che c'è, di spazio alla fine sembra poco, ma in realtà ce n'è, perché arriva fino a qua in fondo. Guarda, fammi vedere, fino a qua in fondo, fino a qua, e quindi va tutto qua sotto, ma fino a qua.
ed è, diciamo che non ha un ingresso per cui si può ospitare una valigia rigida grande, però già ad esempio questo coperchio motore. Comunque, se avete una valigia di queste dimensioni, questo lo si riesce a far entrare, lo si riesce a mettere. Chiaro che se dividete i bagagli in più borse morbide, allora riuscite a farci entrare molto più materiale, molto più cose. E poi internamente, vabbè, dietro i sedili potete avere lo spazio per riporre la capota che poi si rimuove in modo semplicissimo perché ha due gancettini, questi qui che si tirano così, uno così e uno così, la avvolgete, tac, questa qua la togliete semplicissimamente così e la capota l'avete tolta. Chiaro che salire e scendere è molto più semplice. Ecco, ricordo sempre una cosa, ad esempio qua vedete c'è il sedile tirato avanti, sbagliato. Allora bisogna avere sempre i sedili tirati indietro. Questo probabilmente è un cliente che è salito e non sapendolo, ingenuamente, non l'ha ritirato indietro. Ma se voi non ritirate indietro il sedile, fate molta più fatica a scendere e farete molta più fatica a risalire anche dopo. Quindi il sedile va sempre tirato indietro. Se voi lo tirate indietro, sarà sempre semplicissimo salire, semplicissimo, sarà molto più semplice salire e scendere. Poi vabbè, senza la capote salire e scendere diventa proprio un gioco da ragazzi. Comunque avete visto che anche la capote è molto semplice, pur essendo manuale, tirarla su, tirarla giù. Nel momento in cui la tirate su e avete il bagagliaio pieno, perché magari state andando in vacanza, potete riporla dietro ai sedili, al sedile del passeggero e al sedile del guidatore, che ci sta benissimo. Adesso, anche per le riprese, magari facciamo che la tiriamo via del tutto, che così si riescono a fare molto meglio, e facciamo l'operazione completa, che poi magari se siete in due la riuscite a fare molto più agevolmente. Ecco, questo tirate, si può tirare avanti il sedile e lo si ripone proprio dietro ai due sedili. Qui adesso possiamo andare a far vedere i particolari appunto del rosso, del passaggio ai cinture 4 punti. Guardate che belli che sono i sedili. Col logo Lotus ricamato, anche la parte del tunnel centrale, la parte del tunnel centrale che è di colore rosso, l'ogiva che dicevo prima dell'alzavetro, e poi in questo caso c'è il pannello della portiera che è di stoffa e pelle. Anche qui nella parte, in questa parte, questa è tutta pelle, e qui una parte un po' più resistente per lo strusciamento nel salire e scendere. Tunnel del cambio tutto rivestito e freno a mano rivestito in pelle. Eccolo qua il ricavato dal pieno, tutto il sistema del leveraggio del cambio che anche in questo caso facciamo vedere il movimento, è veramente cortissimo. È davvero uno spettacolo utilizzarlo. Cambio 6 rapporti. Quindi abbiamo visto l'airbag del guidatore e airbag laterale. Qua i comandi. Airbag laterale, airbag del passeggero, comandi dell'aria condizionata e ecco queste cose qui mi fanno venire in mente un po'. Ogni tanto leggo nei confronti anche magari di svariati altri marchi delle polemiche, però ma come pesa, quanto pesa la macchina, questo e quell'altro, però ci si deve rendere conto che è vero che noi siamo andati avanti tantissimo a livello di tecnologia, di materiali, però se uno ci pensa. Una Lotus Esprit che veniva prodotta un sacco di anni fa, chiaramente non c'erano materiali pregiati, non si utilizzavano ancora come l'alluminio, il carbonio, le fibre, come si utilizzano oggi, però le macchine pesavano sempre 1350 kg, come ad esempio le Mira oggi, la nuova Mira pesa 1300-1350 kg, però produrre una macchina più leggera
Con le normative di oggi, una volta non c'erano gli airbag laterali e le barre antintrusione e i pannelli di insonorizzazione perché l'abitacolo deve essere insonorizzato, gli airbag sui montanti, una smiliardata di cose, addirittura anche l'aria condizionata, tutte le centraline elettroniche, il controllo di stabilità, l'ABS, tutto quello che le centraline devono controllare all'interno della macchina perché poi ci deve essere un incrocio di messaggi allucinanti che arrivano dalla centralina motore, dalla centralina dell'ABS, devono essere tutte analizzate, tutta la linea di cablaggi per far comunicare la vettura. È chiaro che ci sono un'infinità di cose per cui ad oggi se uno vuole una vettura omologata stradale, cioè a meno che non la faccia costare 1,5 milioni di euro, però riuscire a farla sotto i 1.300-1.350 kg, è chiaro, sì, se mi ci metti dentro un motore 900 di cilindrata con niente cavalli, allora vabbè, però se uno inizia ad avere un motore superiore ai 2.000 cc di cubatura, è difficile star sotto ai 1.300 kg rispettando le normative, è veramente difficile. Con 240 cavalli diventa davvero un bel missile, macchina da guidare strepitosa, come dico sempre nei miei video. Elise e Evora sono le due veramente più bilanciate vetture che Lotus ha prodotto. Poi è chiaro che anche l'Exige è una macchina stupenda da guidare, che a me ha dato una marea di soddisfazioni. Sto parlando di Exige V6. È chiaro che l'Exige V6 è probabilmente un pochino corta per il motorone che ha, però comunque va fortissimo anche l'Exige 6. Le Elise e le Evora però sono quelle che a livello di piacere di guida, secondo me, sono davvero le top. Sono quelle che io preferisco. Poi, de gustibus non disputandum est, quindi uno può dirmi, poi è chiaro che tra il piacermi di più l'Evora rispetto a un'Exige, non è che c'è da 0 a 100 30 di differenza, cioè 5, 10, può esserci un valore del genere, che non è che l'Exige rimane sempre un super grandissimo prodotto. Avete a portata di mano tutti quelli che sono i comandi, andiamo a far vedere, qui abbiamo il comando per cambiare la mappatura dell'utilizzo, in questo caso c'è il tasto Sport, che modifica il controllo di stabilità e poi il tasto per disinserire completamente appunto il controllo di stabilità. Sempre anche questa è una vettura tutta interamente costruita a mano, di cui si possono avere tantissime modifiche a livello di assetto, di cerchi, pastiglie freno, dischi. C'è veramente il mondo per personalizzarla e davvero tante cose che poi, date le caratteristiche della macchina, ti danno proprio tantissima soddisfazione nel momento in cui le monti, l'impianto scarico, lo scarico in acciaio inox. Dopo vi facciamo vedere anche delle immagini dello scarico che è veramente, interessante. Direi che per quanto riguarda l'Elise è un po' tutto, poi vi faremo vedere appunto lo scarico. Qualche altra modifichina. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e seguiteci. Ciao.